era allegra e nel fiore dei suoi anni, e il fascino della sua giovinezza e della sua bellezza non erano mai stati così splendenti come il giorno in cui si era preparata per quel ballo di Capodanno. Raggiunsero finalmente la casa dove gli invitati stavano arrivando. Il giovane balzò dalla slitta e tese la mano alla sua compagna per aiutarla, ma lei non rispose. Era morta congelata, un cadavere sulla strada per il ballo. Mai giocato con una bambola, una piccola quantità di plastica e tessuto modellati in modo da far volare la nostra fantasia. Ma nel passato le bambole avevano un aspetto ben diverso da quelle moderne creazioni che conosciamo oggi. Sebbene alcune di queste figure potrebbero sembrarci rassicuranti, è interessante notare che in un'epoca passata la loro presenza non destava lo stesso tipo di inquietudine che potrebbero suscitare oggi. Tra tutte le bambole, una spicca per la sua inquietante bellezza, un minuscolo modello in ceramica che veniva presentato all'interno di una piccola bara, la Frozen Charlotte, forse la bambolina più inquietante di tutte. Quella che potrebbe essere una semplice custodia per occhiali, in realtà è diventata il feretro di un'autentica Frozen Charlotte del 1800. Ma perché una bambola deve essere riposta in una bara? Questa risposta trova le sue origini nel 1840 a New York. È una notte gelida, la notte di Capodanno, e una ragazza si sta preparando di tutto punto per andare al ballo cittadino. Una serata che si prospetta eccitante e ricca di divertimento, ma non per quella ragazza, di nome Charlotte. Il fidanzato di Charlotte si presenta dalla sua amata. I due partono insieme su una slitta aperta e lui, davvero cavaliere, le offre il calore di una coperta che lei rifiuta. 20 miglia li separa dalla festa di Capodanno in cui avrebbero potuto divertirsi, circondati dal calore dei loro amici. Raggiunsero finalmente la casa dove stavano arrivando gli invitati. Il giovane balzò dalla slitta e tese la mano alla sua compagna per aiutarla, ma lei non rispose. Era morta congelata, un cadavere sulla strada per il ballo. La nascita di questa particolare bambolina risale alla Germania del 1850, ma la sua storia è intrecciata a un poema intitolato Young Charlotte, scritto da Seba Smith nel 1840. Questa poesia narra di una triste vicenda, quella di una giovane donna che durante una gelida notte di Capodanno morì congelata in una slitta aperta mentre viaggiava al fianco del suo innamorato, diretto al ballo cittadino. Secondo l'esperto di folklore Phillips Berry, il poema di Smith fu ispirato ad un incidente realmente accaduto, riportato in un articolo del New York Observer del 1840. Questo evento tragico divenne quindi l'ispirazione per la creazione della Charlotte congelata. In breve tempo, la Frozen Charlotte divenne un oggetto di grande desiderio, sia in Germania che negli Stati Uniti, dove il poema aveva trovato origine. Questa piccola bambolina, venduta per un solo centesimo di dollaro, acquistò rapidamente popolarità, alcune venendo perfino inserite all'interno di una bara in miniatura. Nel
Regno Unito le Frozen Charlotte erano a volte inserite in budini o torte, rappresentando una tradizione pericolosa per i bambini che potevano rischiare di rompersi i denti se non erano a conoscenza di tale pratica. Oggi queste Frozen Charlotte sono diventate pezzi da collezione, ricordi di un'epoca passata. Si possono trovare nei mercatini fisici o anche online come su eBay, dove le quotazioni variano da pochi euro a cifre considerevoli per la versione originale dell'Ottocento, ancora in perfette condizioni di conservazione. È arrivato il momento di aprire il feretro della nostra Frozen Charlotte, originale del 1800, e riportarla alla luce. Queste piccole bambole di ceramica portano con sé una storia intrigante che intreccia il folklore, la letteratura e la cultura di un'epoca passata. La loro inquietante bellezza ci ricorda che gli oggetti possono trasportare con sé non solo un valore materiale, ma anche una connessione con il passato e le storie che hanno plasmato il nostro mondo.